amici carissimi, sono le solite storie, no? Il Reiki bisogna farlo pagare tanto perché altrimenti le persone non lo valorizzano. Questi sono gli insegnamenti che ci derivano dalle antiche tradizioni orientali, in special modo dal dottor nonché monaco Mikao Zui, eccetera, eccetera, eccetera. Incontrando monaci tibetani e thailandesi nei miei tanti viaggi, ho potuto imparare che essi stessi, prima di riversare la conoscenza nelle menti dei loro discepoli, si accertano di tre cose. Prima di tutto verificano se la mente del discepolo è disposta all'ascolto. Che cosa significa? Io posso versare l'acqua in un contenitore, ma se il contenitore è capovolto, tutta l'acqua si disperderà, non rimarrà niente. Quindi il monaco può parlare della conoscenza, può insegnarla, ma se la mente del discepolo non è attenta, non è concentrata, pensa ad altro, si trova altrove, il discepolo non tratterrà nulla di quel che gli viene insegnato. La seconda verifica è che il contenitore non sia sporco, non sia contaminato. E che cosa vuol dire? Il discepolo non deve andare presso un maestro per ricevere insegnamenti per poi farli diventare un'attività speculativa. Non deve avere in mente idee altamente commerciali, perché altrimenti il suo contenitore mentale è sporco e versare dell'acqua pulita in un contenitore sporco significa far diventare sporca anche l'acqua. Per cui non può essere data da bere in maniera tale che porti veramente dei frutti, che porti salute, che arrechi benessere. Oltre a questo non deve avere fretta di imparare, non deve essere impaziente, non deve sentirsi un professore o un insegnante già dopo poche lezioni, deve avere l'umiltà e sapere aspettare un lungo periodo di tempo impegnandosi negli studi prima di sentirsi insegnante. Sono molto severi su questo, sapete. Noi ci immaginiamo i monaci pieni di pace, sereni, tranquilli, e in verità lo sono, perché sono molto centrati e distaccati dalle cose del mondo. Ma sono molto severi con i discepoli che non hanno l'umiltà nel cuore, che non hanno pazienza o che desiderano speculare sulle conoscenze. La terza verifica si riferisce sempre ad un vaso, ad un contenitore che non sia rotto sul fondo, che non sia screpolato, che non sia rovinato, che non sia bucherellato. Che cosa significa tutto questo? Semplicemente che magari sei attento, magari sei concentrato in quel momento, ma se poi non pratichi, se poi non ripeti quelle lezioni, conversando, dialogando anche con altri discepoli, se non trascrivi ciò che ti viene insegnato, se non ci rifletti e non ci mediti sopra, se non poni domande, non approfondisci, non studi con senso critico, quelle conoscenze le perderai. Non come nel caso del vaso capovolto tutto in una volta, però piano piano nel tempo tutto si disperderà. Il vaso bucherellato non esce fuori tutto subito, ma un pochettino alla volta. Ecco perché mi viene da sorridere quando sento banali giustificazioni sugli esosi costi dei corsi Reiki, o nel vedere che ci sono persone che dopo aver fatto uno o due weekend di corsi già incominciano ad insegnare sentendosi chissà chi. Tutto questo non fa sicuramente parte della tradizione dei saggi orientali ed è un'illusione il volerlo credere. Il tutto e subito non esiste da loro. E onestamente non è mai esistito nemmeno nelle filosofie occidentali. È roba di questi tempi, di questa nostra cultura frettolosa che vuole avere tutto pagando e in fretta. Non dimenticatevi però del vaso contaminato quando vi chiederanno esose somme di denaro per un corso di Reiki o qualunque attività a carattere spirituale. Tenetelo bene impresso nella vostra mente. Vaso contaminato.
non può uscire acqua pulita, conoscenza sincera, da una mente sporca e contaminata. Ciò che vi verrà passato non sarà acqua fresca che potrà veramente dissetarvi, bensì acqua sporca che magari anche voi in buona fede finirete per condividere con gli altri, avvelenandoli. Se ritieni che questa informazione sia corretta e giusta, condividi questo video. Molte persone ti saranno riconoscenti. Grazie. Ciao. Bye bye. And I